Quando usciamo dalla discoteca, se ho bevuto, non ti mettere alla guida. Se ho Non mettersi bevuto la mai alla guida. guida dopo aver assunto alcol o sostanze stupefacenti, ancor di più se neopatentati. Un messaggio che potrebbe sembrare scontato, ma che alla prova dei fatti spesso rimane inascoltato. A ribadirlo nel corso di un incontro su alcol, movida e neopatentati, tenutosi all'Istituto Santa Caterina Amendola di Salerno, la Polstrada, che ha preso parte con i carabinieri e la Polizia Municipale all'incontro promosso dal Comitato di Quartiere con l'Associazione Strade Sicure. Nel farlo, la Polstrada ha portato diversi video e ricostruzioni di incidenti, spesso con esiti tragici. I ragazzi non se ne rendono conto delle problematiche che crea l'assunzione di alcol e droga. Come ho fatto vedere i video, nelle stragi del sabato sera succedono, accadono incidenti sempre, purtroppo, tutti i fine settimana. Per noi patentati adulti la soglia limite è 0,50 mg di alcol. Risponderebbe più o meno? Qui è lunga perché è soggettiva, dipende dalla corporatura fisica, può dipendere dallo stato fisico, dipende se la persona è stanca, dipende anche la temperatura esterna può incidere, dipende uomo-donna, quindi però diciamo che un bicchiere di birra può rientrare dopo una cena, mentre per i neopatentati, come dicevo, il limite massimo è 0,0. Neopatentato significa dal momento in cui io conseguo la patente, per i primi 3 anni sono neopatentato. Patentato. Insomma, meglio una Coca-Cola, semmai far be oppure bere, semmai, se uno volesse bere, e far guidare un altro, insomma. Assolutamente sì, è quello che invitiamo noi ragazzi. Divertiamoci, andiamo in discoteca. Capita che beviamo, ma non mettiamoci alla guida. Tanti gli interrogativi ai quali le forze dell'ordine hanno cercato di rispondere, ribadendo l'importanza di evitare alcol e stupefacenti, oltre che l'uso dello smartphone. La prevenzione è fondamentale, noi come Arma dei Carabinieri ci impegniamo sul territorio al fine di limitare per quanto il più possibile quelli che sono gli effetti delle stragi del sabato sera e del weekend in generale. Comunque, i controlli sono sempre continui e il nostro obiettivo è quello appunto di far capire ai ragazzi l'importanza e il pericolo che ha l'alcol sulla guida. Noi abbiamo ricevuto in dono da Dio il dono della vita e non possiamo assolutamente sciuparla e né massificarci con gli altri, ma viverla con intelligenza, perché non possiamo aggiungere un attimo agli anni che il Signore ci ha donato da vivere, ma certamente possiamo aggiungere vita ai nostri anni. Prevenzione nelle scuole, che sarà tra gli obiettivi per il 2020 di Strade Sicure. Il nostro obiettivo è quello di monitorare le strade non solo per quello che sono i dissesti stradali, ma per quello che avviene, che abbiamo sentito in questi ultimi tempi. Quindi strappare i fiori dalle strade, questa è la nostra missione, iniziare dalle scuole, quindi fare un monitoraggio attraverso le scuole insieme all'autorità. L'associazione Strade Sicure mirerà per il 2020 in tutte le scuole salernitane a indicare ai docenti insieme agli alunni a capire tutte, diciamo, queste circostanze che avvengono sulle strade.